Ok, a posto. Non so perché. Comunque, un secondo ho provato a riavviare lo stream, poi casomai Twitch li unisce. Comunque, che feels rivedere la intro rifatta con la stessa canzone dell'originale. Sei Tommy? Sei Tommy. Thomas Angelo. Detective Thomas Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu... Al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morelli? Senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa peggio la voce di Tom comunque. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Non ho dubbi, Tom, in Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo il tassista negli anni 30. An offer you can refuse, un'offerta che non si può rifiutare. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito. Quando incontrai Poli e Sam. Come cazzo sapevano dove eravamo?
Non importa, dobbiamo seminarli. Quante macchine abbiamo dietro? Per ora una, ma ne arriveranno altre. Tenetevi forte, mi è venuta un'idea. Chi erano quei tizi? Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo abbastanza scriptata sta cosa, però. Giuliani Breggio. Ok. Come va la gara? Mi fa male, cane! Quando arriviamo chiamo il dottore. Magari non ha niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo. Sì, ovvio che mi dovevo mettere simulativo. Ok, siamo al fiume. Dove vado dopo aver attraversato il ponte? Inizio a stancarmi delle tue domande. Ehi, Colia, welcome to my stream. Eccone altri. Merda! Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno! Cambio manuale. And yeah, I just died. Yeah, cause I got screwed by the manual gearbox. And yeah, I'm on the Xbox One and on the PS4. Quello automatico in missione. No, ando, o lo gioco totale, originale al 100%, niente. Io voglio l'esperienza completa. Solo che ho dimenticato che dovevo scalare tutte le marce. Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno. Dai, però mi hanno sparato subito. Pensavo che potevo distruggere quel palo gigante, sincero. Why Bologna language? It's Italian and not Bologna language, Colia, anyway. And I mean, as always, if there are Italian people, I like to speak both in Italian and in English, so. Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno! Alright, my man. You're mad, you're bad. This time will be better. See? Forte e prega!
fatto. E anch'io. Ok, vai a Little Italy. Subito. Non abbiamo finito. Per caso vuoi morire? Non me l'aspettavo. Chiudi il becco. Parleremo di tutto una volta al bar. Ok, ci siamo quasi. Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal dono oppure no? Yeah, I believe that you will unlock other cars. And yeah, Frankie, you are right. They drift a lot. Piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sia conoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il Don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina, hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazzi. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni. E per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. So where you been? I started working in Colia and I was kinda busy and also tired to stream and do other stuff. Almost say possible. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora. Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Beh, cosa sta aspettando? Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto!
stia attento. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Just miss you, no? Yeah, I know that feel, man. Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare! Molto meglio. Vai in chiesa, eh? È già domenica? Guardi la strada, lei. Si fermi lì, vicino al parco. Siamo arrivati, St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Certo, come vuole. Gli italiani sono tutti uguali. Senza la radio non mi concentro. Troviamo un'altra corsa. I'm glad that I'm playing Mafia as well and I select to stream. Change radio. Can I go through there? Yes. Of course I can. And I just lost my doors. Perfect. I need to do a screenshot there, 1 second. Yeah, exactly. Rip taxi. And those are too much emotions. Certo, nessun problema. Va a rilassarsi. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare. Pensi a quello. Guardali là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre. Oh, voi saperlo trovare. Ho capito. Yeah, it happened to me. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri. Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. I said over the Giuliano Bridge. Don't you know where that is? Lo odiavo quel tizio, lo odio tuttora. Di questa città. Oggi carico che sarà andato incalzato. Avanti un altro.
Well, Colia, it's the moment where you need to learn Italian. Head teacher then. Tra la quarta e Main Street al municipio. Subito. Man, outside it's coming like a storm. I mean the weather is super shitty and... Do I need to pay it? Nope. I mean, I thought I was going to pay the bill, but. Grazie mille. Ma le pare. Yeah, I know, Mitch. Buona giornata. We'll just end this mission since I'm already in that. Unless I can continue from this exact moment. Let's see. Machete razzista, interesting. I mean, in theory, I think I should restart from this exact section. I mean, after the third passenger. Sì, continuo. Story, so yeah. Perfect. So I just want to explore some of this Lost Heaven and this is also a good way to take get used to the new control scheme. I mean, I used to play Mafia on my PC only. Let me guess, you already finished the game. Haven't slept. I mean, well, Colia, he got the game yesterday. And, I mean, they broke the day one in his place. I tried to go to the GameStop yesterday, but they said, nope, only tomorrow. Fuck then. And so I went tomorrow as well. Okay, fatto in giro, then the vengeance per lo Steven. A bar di solito, guarda roba, garage, la mia vengeance. Ma c'è la caccia. Perfect. Ok, this is Ralphie. Oh, there are also things to explore. Me and my mom. Cool. To be honest, I like Tommy's design and also his Italian voice, because it's similar to the original one also. I mean, the original Italian voice is similar to this one. Don't spoil me all things, Mitch. I mean, I thought I could have entered there, but nope. There is, I mean, this one. Oh yeah. Oh, so this those are collectibles. Okay, so I believe that every time I saw one of these signs, it means that there is a wolf nearby. Okay. Find the super sign stories.
Nice. Back city. Ok, I don't think there is some... There is no more thing I can do inside there. Vincenzo is upstairs. Combat gasoline oil. Yeah, I can get some weapons. Oh, so there is the this finger right there to. Yeah, okay. I will discover it by myself, Mitch. Don't worry about it. Yeah, exactly. I mean, I know all the stories about the main game. It's just the experience different. Don't worry, Mitch, I will find a way to do that by myself. Yeah, let me get the knife again. At least I can hide it. Yeah, there are other weapons there. I spent 20 minutes to understand it. Let's see if I will... yeah, I mean, I just bought it and I want to play it, but explore everything I could and maybe play it a second time later as well. But for now, I just want to enjoy it entirely. I don't want to rush it. So, this is my garage. I don't think I have any vehicle now. Oh yeah, the car with the pre-order. Hung if you work. This is the kitchen of Salieri's bar. Dear friend, I've been watching you for some time. You possess a ferocious spirit and are a man of great potential. I'm seeking a partner, somebody who share my test for freedom and disorder. In the most westerly point in Little Italy. Out for a bell. Quindi c'è una campana che devo sentire. Yep. A ovest, not sud est. Ok. I will check it later. Mitch, I already found the way. So this is night, this is kinda sunset, daytime, and this is morning. Let's go with this one. Sorry for my cough, guys. I mean, why, how?
I believe that if I go upstairs I can change Tommy's clothes. It's really cool that the Salaris bar is a lot bigger, and there is also some extra condition like this one. This one it's rainy weather. The family. This is the radio, and there are Don Peppone. Cool. Oh, there is another weather there. Which will be like kinda different time. There is a clock. That's the Lost Ever map. No, can't go there. Oh, okay, here I can change Tommy's clothes. So far here, taxi Tommy, taxi with the thing, Don, Black Cats. What do you prefer, guys, the Black Cats or the Don dress? I mean, I kinda like both of them. Let's go with Don for now. Yep. It's a cool dress indeed. Well, I can still come there and go there again and change it later. Oh, I can't go there either. So you will have to fight Team Amitalem Mavot Conte per ciò. Oh, okay, the first thing I want to go is the that place. I mean, the guy said go to the what did he say? That not streamer is Italian per free. Great Colia. Yeah, it says to go to the west side of Little Italy, so I believe around here could be, because if I go up north it's Chinatown and then it's Works Quarter, so I believe this area there is where I should be, and I am down there. Man, this car is pretty fast. Oh! Heard something. Oh, there is a phone ringing. He
This should be a Free Red Extreme mission. Crazy Horse. Due veicoli ma speciale se ne... The fucking Crazy Horse, guys. Man, this is impossible to drive. Fuck it. It lasted just 3 fucking seconds. Okay, better go to go safe now. And also, thank you for the follow, Tony. And why did I jump on top of the car? There is no more when I'm playing on the Xbox, sadly. I'm going hyper fast. Man, driving this car is so impossible. I mean, look at the speedometer. Fuck. This is sad. This mission is so fucking hard. And of course I will retry it again. Also, I wonder if probably it's easier to go to Chinatown and then go all the way upwards. Yeah, that could be a good strat. Yeah, it was pretty close. I mean, I almost reached the Hoboken, or Holbrook. How is it called there? Okay, let's go, Tommy. Let's bring this fucking crazy horse. So, see, I mean, the driving I did before, it was this, then the bridge, and then I was getting this into this road. This is where I crashed, basically. But instead, I'm thinking of going all the way up there and all straight. All straight and then simply go kinda down there. I think it's easier. Yeah, this is a strange choice indeed. I mean, I don't get the point. Yeah, instead of Hoboken, it's called Holbrook.
And what the... Okay, why there is no audio anymore? I don't know if it's the same from you, but immediately I didn't get any audio from the game. And what? I don't know if I'm still streaming. Did the game just crashed? I mean, I believe the game just crashed. The game crashed. Guys, could you please clip it? I should send that to the Mafia Discord. Please, it crashes even on console. Yeah, I don't know if you can hear me, but please take a clip and send it to me. Gonna close the... Yeah, I can hear you. Okay, so it's just the game that crashed. The funny thing is that I first didn't hear any audio, and then in a second the game crashed, so I should write it. Yeah, I mean, those are that kind of thing that will be fixed. Okay, hold on a second. Game just crashed on my Xbox One. PogChamp.